Effetto di vaccino. Per questo progetto di vaccino. È un progetto a lungo termine e stiamo chiedendo alle persone di accettarne l'utilizzo immediato, ma l'accettazione è un errore perché rischiamo di avere effetti assolutamente imprevedibili. Vuol dire, chiede il conduttore, per esempio dei tumori, gli organismi che cominciano a proliferare, questo è un pericolo quando si gioca all'apprendista stregone. L'uomo non può essere utilizzato come cavia, bambini non possono essere utilizzati come cavia, non è assolutamente possibile che ci siano dei morti a causa dei vaccini, dunque effettivamente ci deve essere uno scambio di pareri in questo momento. Credo che la soluzione sia attraverso un dialogo tra gli specialisti e i non specialisti, ovvero quelli che non sono specialisti debbono ascoltare i veri scienziati. Vi farete vaccinare? Chiede il conduttore. Dice no, certo che no, dice Montagnier, mi sono vaccinato d'ufficio quando ero piccolo e per il Covid non mi vaccinerei. Se avessi dei sintomi di influenza prenderei l'azitromicina e anche il Plaquenil. Questo è quello che dice Montagnier, cioè dice sono degli apprendisti stregoni. Perché potrebbero esserci, e lui lo ha studiato perché lui ha anche una specializzazione in oncologia virale. Quindi lui sa cosa vuol dire giocare all'apprendista stregone con i vaccini. E lo dice, guardate, il vaccino è una cosa giusta. Certo, non sono un Novax, è una cosa giusta. Ma in questo caso è stata fatta una cosa troppo in fretta, non sappiamo le conseguenze. E non riusciamo a capire per quale motivo si fa questa cosa. Io non lo farei ora, poi.